25 novembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi in leggera ritardo, visto che sono le 2 del nostro orario consueto, quello dell'1, ma insomma ogni tanto si deve cercare di sistemare il calendario in base a tutti i vari impegni nostri, dei nostri ospiti, di chi viene a raccontarci le varie storie di Milano. Appunto, di storie di Milano oggi parleremo, di storie che si vedono in un teatro a noi carissimo, perché è il teatro che vedrà la serata finale dei Milano Storytelling Awards il 16 di novembre. Ricordiamo che sono ancora aperte le votazioni, potete votare ancora per una settimana, fino a lunedì prossimo, fino all'ultimo. Quest'anno vi diamo possibilità veramente fino all'ultimo, e sarà il doppio di lavoro per noi poi in una settimana riuscire a organizzare tutto, ma se volete sapere chi sono i candidati e in che categorie potete votarli, lo vediamo subito. Questi i candidati, i vincitori. Dovete venire al Teatro Guanella il 16 di novembre e scoprire chi sono. Per poter prenotare, per poter prenotare il vostro posto gratuito, ci mancherebbe, ma per almeno sappiamo quanti siete e dove mettervi seduti, andate sul nostro sito internet, c'è tutto scritto lì, e poi potete anche votare ancora, appunto, fino a lunedì prossimo. Vi parlavo del Teatro Guanella perché oggi presentiamo la programmazione di questo mese del Teatro Guanella, e abbiamo qui con noi Bob. Buongiorno Bob, sono contento di averti buongiorno qui con noi. Buongiorno. Grazie mille di essere qui con noi. Insomma, Teatro Guanella ormai lo abbiamo imparato a conoscere, ci piace, siamo anzi ben contenti che anche noi riusciremo a fare una nostra serata all'interno della vostra struttura. A me piace soprattutto, lo ricordo sempre in apertura, perché voi avete proprio rifatto nascere questo teatro, no? E questa cosa è molto, molto interessante, perché oltre a farlo rinascere gli avete dato proprio vita, nel senso che un conto è riaprire un teatro, è una cosa difficile da fare, ma va bene. Voi l'avete proprio fatto rinascere invece. Sì, perché era, io amo dire, dormiente, nel senso che era chiuso, era quasi tutto a norma. Poi la volontà dei nuovi responsabili del teatro, che come sappiamo è un ordine religioso, è riuscito a leggere all'interno del teatro una possibilità di presenza sul territorio, presenza nella città e di messaggio da trasferire. Quindi noi l'abbiamo svegliato. Ecco, un messaggio, appunto, svegliato, poi se la parola giusta è proprio quella di aver svegliato, quella di aver creato un presidio costante, perché appunto non stiamo parlando del teatro, nonostante appunto sia tecnicamente è un teatro dell'oratorio, tecnicamente, sì, ma per nulla teatro dell'oratorio. Mi piace sempre dire questa cosa, no? È la regola, che l'eccezione conferma la regola, quella, no? Sì. Insomma, è tecnicamente appunto all'interno dell'oratorio, all'interno dell'opera Don Guanella, ma a tutto per tutto un teatro di altissimo livello, che ha un calendario pazzesco e super fitto. Io dico sempre, guardate, solo questo è il calendario dei programmi in cartellone per questa seconda stagione. E ad esempio novembre porta già con sé, ad esempio, tantissimi spettacoli che non sono neanche presenti in cartellone. Sì, cioè, novembre è il classico mese in cui metà mese è cartellone Teatro Guanella, metà mese è eventi fuori dal cartellone Teatro Guanella. E mi permetto di dire che è anche il mix perfetto: c'è prosa per adulti, concerto e prosa per bambini, quindi infatti, è entrambe. Perché ricordiamo appunto che sono varie le anime che hanno fatto appunto risvegliare il teatro, perché avete pensato a fare del teatro un luogo proprio per tutti.
Sì. Quindi non solo teatro, come spesso mai succede, si fa, no, facciamo solo il teatro per bambini, no, facciamo solo il musical, no, avete creato appunto queste quattro aree, no, di arte, queste quattro, sì, questi parti, quattro aspetti chiamiamoli, ok, aspetti. Allora raccontaci un po' quali sono questi quattro aspetti e cosa possiamo vedere appunto nel mese di novembre. Beh, il mese di novembre cominciamo con il 10-11 novembre con la prosa per adulti, con un classico del teatro che è Rumori fuori scena. Quindi portato in scena, Rumori fuori scena, portato in scena dalla compagnia che si chiama Fuori di Rotella. Cos'è Rumori fuori scena? Null'altro che quello che succede dietro le quinte prima di una rappresentazione o durante una rappresentazione. È un testo brillante, pieno anche di personaggi, perché chiaramente ci sono i personaggi sul palcoscenico, gli stessi personaggi sono dietro il palcoscenico, quindi Rumori fuori scena. Che cosa succede dietro? E questo è il primo evento, il 10 e l'11 novembre. Il secondo evento, sabato 17 novembre, invece è un ritorno per noi, con il gruppo Passo Duomo, che sono quattro musicisti che hanno adattato brani evergreen in milanese, creando proprio una situazione piacevole, abbastanza moderna. E loro ci presenteranno Sam come Kiss. Infatti, Kiss. È fantastico. Infatti, perché allora per il Passo Duomo si chiama Passo Duomo tutto attaccato, perché vengono da Milano, non è che van piano, cioè sono proprio, quindi vengono da Piazza del Dom. E poi Sam come Kiss, siamo come i Kiss, quelli che, esatto, hanno la faccia pitturata e fanno il rock duro, no? Come, esatto, si diceva una volta. L'anno scorso hanno avuto un notevole successo, per cui quest'anno li abbiamo richiamati e Ma vengono con la faccia pitturata? No, no, no. No, ok, no, meno no, male. No, vengono quello. Proprio, okay, da questo baule, tolgono gli attrezzi di scena, chiamiamoli così, il cappello, una giacca, sono molto... Canzoni quindi in realtà di altro, tutt'altro genere, rifatte in milanese? Sì, sì. Ah, okay. Con testi scritti da loro e generalmente si rifanno a personaggi. Non so lo dirvi di questo che non l'ho ancora visto, quindi, ma quello dell'anno scorso, ad esempio, il signore che guidava col cappello, Amplifon che stava per il signore sordo, la signora sorda, scusi, e tutti questi personaggi adattati con musiche di evergreen. Quindi con dei concerti, mi ha detto, e poi arriva anche appunto uno spazio per i bambini. Sì, il 18, la domenica 18, due clown, due signore, rappresentano l'attacco dei cloni. L'attacco dei cloni, che è una versione per bambini ma anche un po' per adulti, di Guerre Stellari, quindi i cloni, anche qui i cloni scritto clowni, diciamo, no? Dove in realtà i cloni sono dei clown, sono sempre giochi di parole nei titoli, non sono, ci sto guardando, ci sono tanti, sì, questi giochi. Insomma, mi è caduto su ad esempio lo spettacolo che ci sarà a Natale, che è Natale in casa Marx, quindi anche, sì, quello gioca un po' su giochi di parole, cioè sono tante le giochi, sì, di parole dei vostri, sono loro, bello, che bello, ci dicono i testi sono questi. E questa è la stagione, riguarda novembre, la stagione del Teatro Guanella. Stagione poi che, diciamo appunto, questo è quello che c'è in cartellone, ma ci sono anche degli appuntamenti fuori cartellone proprio a novembre, dicevi, giusto? Sì, poi inizia, a parte il 16 di novembre, che siamo veramente orgogliosi di avervi nostri graditi ospiti e cercheremo di far sì che tutto vada per il meglio. Dopodiché abbiamo tre giorni quasi consecutivi con tre eventi diversi. Cominciamo giovedì 22 novembre con il gruppo dei Beatlesiani italiani che ci presenterà l'album bianco dei Beatles, quindi un album non facilissimo da suonare, però quello che viene definito l'album perfetto da alcune ecco,
ecco, esatto. Però loro sono dei maestri dei Beatles e quindi ci presenteranno questo album giovedì 22, sempre alle ore 21. Sabato 24 invece la compagnia Cuore con le Ali ci presenta il loro musical, che è Ma che musical maestro, praticamente le sigle e i ritornelli dei programmi televisivi, ecco, grazie, okay. Non mi veniva di aver cartato programmi televisivi, non dei non programmi dei film. Televisivi creato un musical proprio con un po' di storia anche della televisione, questo sabato 24. E domenica 25 invece c'è un cameo importante, nel senso che abbandoniamo la leggerezza, uh-huh. E ci sarà rappresentato per la prima volta a livello nazionale la commedia, meglio il monologo, Stalker. Stalker è un testo scritto da chi ha vissuto questa situazione. Wow. Ha voluto metterla in scena con un regista professionista che è Roberto Ritondo e un attore in scena che è Roberto Giannini, e ci presenterà questo cammino in questa realtà che purtroppo anche adesso è una realtà molto molto viva e attuale. Ecco, so che parlando già di temi importanti, avete avuto una giornata molto importante invece a ottobre, sì. Con un Enzo Iacchetti, diciamo, inedito, perché sì. Avete aperto le porte del teatro a qualcuno che, insomma, diciamo, non va tipicamente a teatro. No, è il filone che ha voluto il nostro direttore, e che noi abbiamo sposato assolutamente, che è Gli Ultimi in Prima Fila. Come lo chiamate voi? Il direttore, il don, come lo chiamate? Don, per semplicità don, il don, in effetti si chiama il don Guido Matarrese, confidenzialmente lo chiamiamo anche Eminence, perché è Eminenza. Però è una persona estremamente efficace ed efficiente. No, molto bella, infatti, questa cosa che, diciamo, non vi ha detto cosa fare e cosa non fare, vi ha solo detto: mi piacerebbe che toccate questi temi, questo sì. Filo rosso, che mi piacerebbe che ci fosse un filo rosso. E voi appunto avete toccato questo tema. Sì, il primo esordio proprio di questo Ultimo in Prima Fila è stato Enzo Iacchetti, che ha portato quattro comici, tre in effetti, tre comici, a fare uno spettacolo di circa un'ora e mezza. Lui faceva da trade union fra i vari comici e le varie situazioni, ma la cosa importante è che è stato aperto in maniera totalmente gratuita alle persone senza fissa dimora della città di Milano. Abbiamo avuto circa un 180 persone fra senza fissa dimora e accompagnatori. Si sono divertiti molto, è stato molto carino, perché alla fine dello spettacolo i comici ed Enzo Iacchetti si sono fermati a dialogare con loro e a parlare. Al termine dello spettacolo è stata fornita loro una merenda che abbiamo avuto come sponsorizzazione dai commercianti della via MacMahon. Ah. Quindi anche qui c'è stato un travaso di esperienze. Loro hanno creato questo sacchetto, senza fissa dimora hanno passato un paio d'ore di divertimento e il tutto è finito. Ma il tutto è bello, poi, soprattutto, appunto, come dicevi, nel territorio, però questa è la sì. Cosa più interessante. Adesso, per soprattutto, togliere i grandissimi teatri, che però non potranno mai fare, nel senso che adesso, per quanto sia bello, non teatro alla Scala, ma Cimoldi non potrà mai essere un teatro di prossimità che, appunto, no. Si mette d'accordo col parentiere di fianco e fa del gran bene a 180 persone che, appunto, tra senza difficoltà di muovere, accompagnatori vengono e passano una giornata sicuramente diversa dal loro solito, sì. Che insomma chissà quando mai gli può ricapitare, e immagino anche l'emozione di fare una giornata del genere. Ma erano molto molto divertiti, molto molto partecipi anche, ecco. Non avremmo pensato, ma invece è stato molto molto partecipato.
Torniamo invece al nostro mese di novembre, appunto diciamo con il White Album si chiude il mese di novembre o c'è altro? Con Stalker. Con Stalker, sì, con Stalker. Stalker il domenica 25. Domenica 25 si chiude appunto la programmazione del mese di novembre. E poi arriva il mese che tutti i teatri vogliono nel loro calendario, che è il mese di dicembre, no? Sì, un mese altrettanto pieno, con tante richieste del teatro, oltre alla nostra programmazione solita, quindi avremo il gospel, avremo innanzitutto la doppia vita dei numeri con la compagnia Milano 6 che rappresenterà due atti unici in napoletano. Un coro gospel il 2 di dicembre. E il 16 abbiamo, chiamiamolo un po', il semi-clou, dico semi-clou perché poi il clou è anche insieme a un altro evento, che è la compagnia Cuore con le Ali che ci presenterà Alla scoperta di Babbo Natale, programma per bambini ma anche per adulti, e al termine dello spettacolo la compagnia resterà in costume e mangerà insieme agli spettatori che vorranno fermarsi. Il numero di adesioni è già notevole, quindi chi fosse interessato si affretti perché chiaramente la cena è bloccata a un certo numero, e per cui ci sarà il rischio che qualche bambino mangi vicino a Babbo Natale piuttosto che alla renna Rudolph o a un nanetto che gli racconterà come costruisci i giocattoli. Dicevi è una perché c'è un altro grande avvenimento. L'altro grande avvenimento, anche qui lo dico con un po' di orgoglio, è una prima nazionale che è Natale in casa Marx, con la regia di Enzo Iacchetti e con quattro attori in scena. Uno sarà Marx, l'altro sarà Hegel, e le rispettive mogli. È una prima nazionale. Vediamo. È molto interessante questa collaborazione con Enzo Iacchetti, perché anche qui torniamo su quel filone lì. In realtà Enzo Iacchetti abita in quella zona. Adesso non diciamo precisamente dove. Sì, no, vabbè, probabilmente abitava. Adesso si è un attimo. Però anche lui di territorialità parliamo. Cioè parliamo del fatto di riconoscere l'importanza di qualcosa vicino a casa, sì, che non sia solo appunto un riempitivo, un po' di tempo così da buttare via per qualcuno, ma è proprio creare e fare un presidio di cultura, poi in questo caso. Ricordiamo poi una zona importante, voi siete al confine tra la città e la periferia, siete siamo proprio in trincea ma appunto c'è con tanto di cavalcavia che esatto, vi divide dal resto della città. E insomma è un luogo così, è importante, ma anche per unire, è importante per unire i vari quartieri. Io immagino comunque che si capisca chi arriva dal di là del cavalcavia, chi abita al di qua, chi arriva da lì, cioè si vede. Però poi è bello vedere lì quando ci siano tutti in platea, tutti nel teatro, uno di fianco all'altro, cioè bello quello. Sì, e poi c'è anche una componente non indifferente di cittadini di Milano, senso che e non solo, mi ha visto la prima gente che veniva anche da Lecco, dalla Valtellina, incomincia a essere un punto davvero importante. Ma insomma, perché è un teatro, quindi giustamente se voi volete vedere del buon teatro scegliete in base agli spettacoli che i teatri milanesi vi offrono. Qua insomma diciamo che da scegliere ce n'è. Un bel po'. Ricordiamo bene dov'è e come fare nel caso appunto vogliamo avere maggiori informazioni sul programma, se vogliamo prenotare i biglietti, come funziona? Allora, noi siamo in via Dupré 19, che è una traversa di via MacMon, facilmente raggiungibile in macchina perché ha un ampio parcheggio gratuito e questo, come dico io, non apprezzo. No. Dopodiché facilmente raggiungibile anche con i mezzi, due metro, dei tram, una filovia. La prenotazione si può fare telefonicamente, il numero di telefono è scritto sul sito, ma ve lo ripeto, 370 12 17 473.
Risponde Bob, no? Sì, generalmente sì, okay. Io o mia moglie o mia figlia a scelta chi ha in quel The momento Bob's, Bob's ha in mano il telefono. Risponde la famiglia Bob. Esatto. E, potete prenotare, ma e questa è un'anteprima fresca. Sì. Fra una settimana avremo attivato anche un discorso, spero di non fare pubblicità, di Viva Ticket, che ci permetterà anche di non solo prenotare ma acquistare anche biglietti. Ottimo. Cosa che adesso era solo una prenotazione. Ottimo. Quindi anche questo è un canale che si è attivato. Poltronissime, le prime quattro file, proprio per, come dico io, nessuno me ne voglia, prendere gli sputazzi degli attori. Ma insomma, al teatro anche quello, no? Il teatro è bello per quello. E dalla quinta fila in poi invece poltrone. Esistono sempre degli abbonamenti che possono essere stilati in qualsiasi momento. Ok. Abbonamenti che comprendono 5 spettacoli a vostra scelta. Basta, il sito. Se devi dire una cosa poi importante, Bob, che quando facevo la battuta appunto risponde Bob o la famiglia di Bob, perché tutto questo, noi andate a teatro, è tutto per fare ricche le tasche di Bob. No, perché siamo una cosa fondamentale, siamo dedicati di raccontare del Teatro Guanella, no. Che siete tutti volontari, siete un'associazione di volontari, sì. Che tengono in piedi un posto che... di cui poi ogni tanto faccio la mia polemica solita, il comune, l'ASE, qui non chiedono di tenersi in maniera volontaria, ma anzi ti chiedono le stesse identiche caratteristiche che chiedono a qualsiasi altro teatro al mondo. Certo. E che quindi insomma un bel gruppo di volontari, quanti siete? Siamo circa una trentina. Si fanno quello che in italiano si definisce il mazzo, sì. Per tenerlo così come lo vedete, cioè perfettamente funzionante e anzi dandovi degli spettacoli di qualità. Eh sì, perché rubo 20 secondi soltanto. È importante questa cosa. Il fatto di essere volontari, uno dice, vabbè dai, gestire un teatro, che cosa? Il teatro ha parecchie sfaccettature, quindi 900. Chi deve pensare alla programmazione, chi deve seguire i contatti con le compagnie, chi deve seguire la sala, chi deve seguire la pulizia della sala, chi deve seguire il bar con i suoi rifornimenti e la sua preparazione in base agli eventi, perché fra l'altro... E la porta del bagno, è la norma o non è la norma? La è porta quello, del bagno, cioè, questo... l'etichetta che viene giù e allora bisogna rimetterla su. I parcheggiatori, giusto. Ma perché più si sistemano le macchine meglio più macchine ci stanno. Allora, è degli aspetti di una singola, di una faccia totale, però ci sono gli occhi, il naso, la bocca, le rughe, le orecchie. E tutto questo grazie al fatto che Bob e... E gli altri. Amici di Bob e poi tutti quelli che insomma siete in tanti, appunto, diciamo di base avete la passione per il teatro, perché poi comunque anche voi mi ricordo tu anche Roberto, certo. Siete appunto fondatori della compagnia Dupré 19, che vedremo poi infatti più avanti sul palcoscenico, giusto? Vi siete il 13 e 14 aprile, quasi in fondo siete venuti, almeno avete sì, il tempo di provare, tutto il tempo di provare avete. Perché infatti di base è questo, quindi insomma un'altra cosa interessante è da vedere quella, cioè della gente, delle persone, dei cittadini come voi che però decidono di togliere molte ore, tante sì. Tante ore, tanti weekend, tante sere. Per fortuna la famiglia che comprende, devo dire. Sì, sì. Alla Santa Donna. Però devo dire che lo si fa veramente... magari è inutile che vi diciamo che le tensioni non ci sono. Le tensioni ci sono, vengono gestite, però poi quando la gente è finito uno spettacolo va via e dice che bello, posso già prenotare per lo spettacolo di un mese dopo? Qual è il migliore? Oppure le compagnie che vanno via e dicono però non abbiamo mai trovato dei camerini e dei servizi dei camerini così puliti. Ecco, quella cosa lì dice, vabbè, insomma, va bene tutto. Ecco, è vero, quindi... è vero. Insomma, questo è il Teatro Guanella, lo potete trovare sul sito internet che è... www.teatroguanellamilano.com. Ok, lo trovate anche su Facebook, lo trovate anche tra i nostri contatti, comunque lo mettiamo, perché appunto ci vedrete il 16 novembre solcare le assi del palco del Teatro Guanella, ho il brivido lungo la schiena mentre lo dico. E la programmazione è fitta e di qualità, tutte indicazioni appunto sul sito internet si trova tutto, sì. Non c'è nient'altro che appunto andare, trovate lo spettacolo che più fa
per voi e insomma siete pronti per questa nuova seconda stagione. Come sta andando per adesso? Insomma, abbiamo avuto dei momenti molto importanti, molto numerosi, e dei momenti invece un po' poco numerosi. Allora bisogna spingere allora un po' di più. Io continuerò a dirvelo di andare alla Tatronella, scaricatevi il programma, mettetevelo vicino al vostro calendario in casa, così ve lo mettete sotto il calendario in casa, così quando insieme alle, allora, le visite dal medico, al dentista, così vedete quando e dove c'è. Non estraiamo denti, infatti, ma vi facciamo sorridere. Male non fa, come quell'altro. Soldi me ne chiedono pochi e vi danno in cambio tantissimo sorriso, qualità o bella musica, quindi insomma direi che il gioco vale la candela. Io Bob davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Sono io che ringrazio voi di averci invitato e ascoltato. Ci vediamo presto, ci vediamo sicuramente il 16, ma poi anche tante altre iniziative insieme, poi comunque tornate qua a raccontarci certo. Le prossime varie grazie. Programmazioni, anche perché io sono in attesa della pizzoccherata, che è quando? Febbraio, 24 febbraio, sì. Te lo dico io, visto più che prima, 24 febbraio, giusto? 24 febbraio, quindi insomma ci vedremo ancora spesso con Bob per parlare e ricordarci anche di questi bellissimi momenti che non sono solo di teatro, ma anche ogni tanto si fa una bella mangiata, insomma. Certo, non assolutamente. È male. Dai, Bob, grazie mille davvero, buona giornata. A presto. Grazie anche a tutti voi. Prima di chiudere, Marco, che tu sei regia, prepara la clip, perché vediamo prima della sigla i nominati dei Milano Storytelling Awards. Potete ancora votare fino a lunedì prossimo sul nostro sito internet. Grazie mille, arrivederci, a presto.